Rinnovo il benvenuto a tutti. Allora, molti di voi già mi hanno seguito nel webinar passato o in altri incontri e cercheremo anche oggi di poter dare delle informazioni, ma soprattutto anche delle motivazioni, perché a volte le cose le sappiamo in qualche modo, però dobbiamo avere anche la motivazione poi per seguire questi suggerimenti o queste informazioni a cui veniamo a conoscenza, perché in effetti dobbiamo avere delle buone motivazioni per spingerci ovviamente ad affrontare ad esempio un cambiamento. Questo perché? Perché l'argomento sul quale ci concentreremo è proprio la detossinazione epatica o detossinazione del fegato. In questo caso, siccome l'argomento è abbastanza complesso, io ho cercato di semplificarlo il più possibile, però è comunque abbastanza complesso. Cioè, utilizzerò diverse slide. Questo vuol dire che nel corso di questa chiacchierata vedrete me in maniera un po' più piccola e la slide la potrete seguire. Questo anche per un discorso molto pratico, perché io non è che posso trattare tutte le informazioni contenute nelle slide, ma voi, avendo in realtà poi la registrazione, voi potrete ritornare comodamente sul video registrato e poter così fermare magari il video, lo mettete in pausa e potete riapprofondire magari alcuni argomenti che non avete capito bene o che io magari non ho espresso in maniera corretta, perché dovendo trattare molte informazioni, questa è una cosa da mettere in preventivo. Quindi partiamo subito e cerchiamo di ottimizzare questo tempo che gentilmente mi avete dedicato. Allora, io vado subito a condividere la prima slide e da qui partiamo. Come vi dicevo, parleremo proprio della detossinazione del fegato, eh? Uno strumento fondamentale, notate bene, per fare prevenzione. Questo è un aspetto molto importante. Ora, siccome è vero che ci dobbiamo prendere cura del fegato, però mi sono permesso di mettere all'interno delle slide anche alcune informazioni su questa ghiandola, su questo organo che tante volte si dice che lo dobbiamo proteggere, dobbiamo averne cura. Però magari non lo conosciamo poi così bene, anche se è dentro il nostro organismo da quando siamo nati. Allora, alcune informazioni quali sono? Ad esempio, che appunto il fegato lo potremmo paragonare ad una vera e propria fabbrica, perché svolge letteralmente migliaia di elaborazioni biochimiche tutti i giorni. E sono circa 6.000 queste funzioni. Io ne ho messe un elenco, che poi vi potrete leggere con calma. Ad esempio, una cosa interessante da ricordare è che il fegato è lui che in realtà va a produrre, ad esempio, il colesterolo e i trigliceridi. Sapete che molte volte non si dice: ah, fai attenzione a quell'alimento perché contiene colesterolo. Bisogna vedere che tipo di colesterolo, ma bisogna vedere soprattutto la trasformazione a livello intestinale e a livello epatico, perché in realtà circa l'80% del colesterolo totale, quando andiamo a fare le analisi, in realtà è un colesterolo che produce il nostro organismo. Quindi è il nostro fegato, quindi a seconda degli alimenti che noi andiamo a dare, quindi non solo quelli ricchi di colesterolo, ma anche gli zuccheri e tante altre cose, poi il nostro fegato andrà a produrre un certo tipo di colesterolo e un certo tipo di trigliceridi. Poi ha delle funzionalità importantissime, permette la trasformazione delle proteine, è un'importante riserva di sangue, di ferro e di vitamine importanti, quali ad esempio la vitamina A e la vitamina D. Ad esempio, proprio anche per quanto riguarda l'elaborazione della vitamina D, anche quando facciamo un'integrazione, è tutta a livello del fegato. Questo vuol dire che, incominciamo già a capire, che se io integro con della vitamina D, che sia una vitamina D di sintesi, un prodotto che io vado ad acquistare in farmacia, oppure una vitamina D naturale, questo non ha una grossa importanza. Però quando io vado in effetti a prendere questa vitamina D, io la sto ingerendo, ma poiché viene elaborata a livello epatico, se io ho un fegato che in realtà è in uno stato di infiammazione, quella vitamina D non verrà in realtà utilizzata come si deve. Ed è così per tutto quello che noi possiamo andare ad integrare nella nostra alimentazione. Quindi capite che in effetti il fegato ricopre un ruolo veramente molto molto importante. E
ricordiamoci che ha un'importante funzionalità di depurazione, quindi pulisce il sangue, pulisce tutto il nostro organismo, quindi indirettamente, da quelle tossine che noi magari possiamo prendere dai farmaci o dagli integratori, perché possiamo anche sbagliare l'utilizzo degli integratori, dal cibo, perché per bene che noi mangiamo comunque ogni cibo ha anche una parte di tossine che devono essere comunque essere elaborate a livello del fegato. E poi ricordiamoci anche quello che noi ovviamente respiriamo, oppure le tossine che troviamo all'interno degli alimenti e così via. Poi il fegato ha un'azione importantissima per quanto riguarda la capacità di immagazzinare, produrre e dispensare energia. Quindi come vedremo, cosa succede? Che quando io ho un fegato affaticato potrei sentirmi anche fiacco, ma poi entreremo nei dettagli, perché l'energia ai muscoli arriva in realtà proprio da questo organo. Quindi il fegato è una ghiandola fondamentale per il metabolismo. Quindi ad esempio, ci sono alcuni che ad esempio cercano di scendere di peso. Adesso siamo in primavera e quest'anno la prova costume è un po' strana, però anche se ci vogliamo mettere poi sul terrazzino di casa, o magari speriamo un po' più avanti, magari di fare qualche scappata anche in spiaggia, però quello che voglio dire è che se io voglio scendere di peso, ad esempio, ecco, io posso fare quello che voglio, ma se ho un fegato infiammato, diciamo così, ingolfato, è ben difficile che il mio metabolismo parte e quindi mi permette di scendere di peso. Infatti, quanti magari abbiamo provato, no, a dimagrire semplicemente modificando l'alimentazione, scendiamo 2-3 kg e poi ci blocchiamo. A volte può essere proprio perché il nostro fegato non sta lavorando bene a livello metabolico. E quindi la cosa importante da capire è che un fegato in uno stato buono è indispensabile per un mantenimento in salute di tutto l'organismo. E quindi questa detossinazione di cui parleremo oggi è assolutamente importante. Dove si trova? Si trova, diciamo, per le donne subito sotto il seno destro. È posizionato, come potete vedere lì dall'immagine, è lungo circa una spanna, 25 centimetri circa, e pesa sul chilo, chilo e mezzo. Poi, come si suol dire, quando uno si arrabbia, magari il fegato diventa anche più grosso. Infatti si dice anche, no, mi hai fatto venire un fegato così. E non è soltanto un modo di dire, perché anche in realtà i nostri stati emotivi possono andare ad influenzare una corretta funzionalità a livello proprio del nostro fegato. Però questo, al limite, sarà l'argomento di un altro webinar e non di questo. E questo, diciamo, organo ha una caratteristica meravigliosa. Vi faccio vedere, è composto da delle cellule che si chiamano cellule stellate o di Ito, che hanno una caratteristica eccezionale, cioè quella che è proprio di potersi rigenerare in modo tale da recuperare quelle che possono essere delle lesioni o degli interventi chirurgici. E quindi stimola proprio tutto un insieme di vitamine e di sostanze che permettono la rigenerazione stessa del fegato. Quindi ricordiamoci che chiaramente più è uno stato ottimale di funzionalità il fegato, più sarà in grado di rigenerarsi, perché è vero che è una ghiandola molto importante, ma è anche una ghiandola molto molto vulnerabile. E infatti bastano infezioni virali, come stiamo vivendo in questo momento, no? Cioè, si parla tanto del Covid-19, ok, ma del fegato chi è che ne parla? Perché in realtà a livello del sistema immunitario il fegato gioca un ruolo importantissimo. Perché se io ho già un fegato che tende ad avere un'infiammazione, nel momento in cui io vengo aggredito da quello che può essere un'infezione virale, io può darsi che non ce la faccia a contrastare quell'aggressione. Poi mettiamo che magari fumo molto o un abuso di utilizzo di alcolici o magari sto facendo delle chemioterapie. Attenzione, quando parlo di chemioterapie non intendo necessariamente quelle oncologiche, perché chemioterapia vuol dire fondamentalmente terapia chimica. E quindi voglio dire, qui in Italia, dopo i 55-60 anni, mediamente prendono le persone circa 3 farmaci. È quello per il colesterolo, è quello per l'ipertensione, e poi siccome hanno problemi allo stomaco gli danno anche il gastroprotettore. E poi, cioè, mi spiego cosa voglio dire. Queste sono delle chemioterapie, delle
diciamo, terapie chimiche che vengono utilizzate farmacologiche per lungo tempo, per tutto il resto a volte della propria vita, di quello che rimane della propria vita, e questo ovviamente che cosa fa? Va in realtà ad affaticare ulteriormente il fegato. Poi che dire della steatosi epatica, il famoso fegato grasso? Anche questo è un problema molto molto frequente qui in Italia, ma diciamo in tutte in quelle aree cosiddette geografiche dove c'è il benessere da un punto di vista alimentare. Poi andremo a vedere se proprio di benessere se ne parla. Quindi noi capiamo che indubbiamente il fegato è un organo importante, e però abbiamo detto anche molto sensibile ad andare in un sistema di crisi, perché può essere aggredito. E siccome abbiamo in realtà un organo che deve poterci difendere, noi in qualche modo dobbiamo fare di tutto per cercare proprio di mantenerlo in uno stato di salute. Questa slide dice che a volte il nostro fegato in realtà chiede aiuto. Quali sono alcuni segnali? Ora, è chiaro che noi ci possiamo rivolgere ad un professionista della salute, possiamo rivolgerci al nostro medico, a chi comunque ha, diciamo, sta prendendo a cura il nostro benessere, la nostra salute. Però una prima analisi o autoanalisi la possiamo fare. Ad esempio, quando abbiamo la pelle o gli occhi gialli e non siamo nati in Cina. Oppure se abbiamo, ad esempio, il famoso prurito alla pelle. A volte c'è gente che incomincia a grattarsi notte e giorno e questo prurito li fa impazzire. Molte volte potrebbe essere un segnale, una richiesta di aiuto proprio da parte del nostro fegato. Oppure, come menzionavamo prima, la stanchezza cronica, soprattutto quella post-prandiale, cioè noi abbiamo finito di mangiare e ci viene l'abbiocco, quella stanchezza. E quello molte volte è un'indicazione che in realtà c'è un problema a livello del fegato. Oppure le oscillazioni di peso, come dicevamo prima, quindi uno squilibrio metabolico. Magari riusciamo a dimagrire un po' e poi li riprendiamo con gli interessi, e poi riperdiamo un po' e poi li riprendiamo, e via dicendo. Oppure altre cose come nausea, dolori addominali e difficoltà magari anche della digestione. Quindi capite che a questo punto ci dobbiamo chiedere, ma allora che cosa dobbiamo mangiare? Cioè qual è la dieta giusta per il nostro fegato? Allora intanto analizziamo il significato di dieta, come molti di voi già ben sanno, deriva da un termine greco che significa stile di vita. Quindi noi non dovremmo collegare soltanto dieta uguale alimentazione, ma anche proprio allo stile di vita. Mi spiego meglio. Se io mangio bene, mangio biologico, cerco di fare tutto quello che io posso, però vivo, ad esempio, in centro in una città, o vivo in una zona dove c'è molto inquinamento atmosferico, oppure vivo in casa con qualcuno che fuma dal mattino alla sera, oppure faccio una vita molto stressante, dove in realtà la mia attività muscolare mi porta a generare molti stress ossidativi, ad esempio anche ad un atleta. Cioè, molte volte noi pensiamo, no? Chi fa sport sta bene. Sì, però ricordiamoci che il movimento fa bene. Lo sport, non me ne vogliono gli sportivi collegati, però lo sport di fatto ha un'azione traumatizzante perché genera comunque dei forti stress a livello muscolare, a livello articolare, e quindi genera delle infiammazioni, genera dei processi ossidativi. Anche in questo caso il fegato ne paga le conseguenze. Quindi dieta vuol dire verificare tutto il nostro stile di vita. E quindi non può esserci una ricetta, no? Come a volte vediamo sulle riviste, sui giornali, sui social, no? La dieta del minestrone, mangia questo. Non è detto, perché in realtà noi dovremo scoprire per ognuno di noi qual è la ricetta giusta in quel momento preciso della nostra vita. Perché in altri momenti, faccio l'esempio di una donna. Se una donna, ad esempio, è incinta, sta aspettando un bambino, la sua alimentazione sarà di un certo tipo. Se questa stessa donna sta allattando, probabilmente ha bisogno di un'alimentazione tagliata su quel momento. Oppure decide di rimettersi in forma e di incominciare a fare sport, la sua alimentazione dovrà di nuovo subire un cambiamento. Quindi capite che non si può ovviamente banalizzare e pretendere di trovare un'alimentazione che vada bene per tutti.
magari anche per noi, quell'alimentazione l'abbiamo scoperta, adesso va di moda la chetogenica, la facciamo, ah che bello, ho perso 5 kg, 8 kg, 10 kg, tutto contento. Magari la rifaccio fra 2-3 anni e non perdo un chilo. Perché? Perché l'alimentazione è la medesima, ma noi siamo cambiati. Quindi in realtà probabilmente in quel momento dobbiamo fare un'alimentazione adatta a noi in quel particolare momento. Quindi dobbiamo tenere presente il nostro stile di vita. Ed è, come dicevo, ridicolo poter pensare di trovare una risposta omogenea per tutte le persone quando in realtà siamo uno diverso dagli altri. Intanto un primo aspetto è che dobbiamo ricordarci in quale area geografica del pianeta noi viviamo. Quindi da italiani, come molti dicono, anche molti nutrizionisti, eccetera, possiamo usare la dieta mediterranea. O forse no. È un po' una provocazione questa, ma quante volte abbiamo sentito dire «Ah, la dieta mediterranea è anche bene culturale adesso mi sfugge il termine, comunque l'hanno reso un qualche cosa che a livello mondiale, perché è basato sull'olio di oliva, è un'informazione nutrizionale molto importante. E io non voglio sminuire questa cosa. Però perché in realtà potremmo essere tratti in inganno? Perché dipende da che cosa noi intendiamo proprio per dieta mediterranea. Cioè, io a volte ho seguito alcuni nutrizionisti o alcuni, blogger, diciamo così, che parlando della dieta mediterranea, poi della loro piramide, diciamo così, nutrizionale, ci sono grandi quantità, ad esempio, di cereali, quindi di pane. Cioè, giusto per capirci, la dieta all'italiana non è una dieta mediterranea come quella che si voleva intendere con gli studi originari. Gli studi originali sono avvenuti verso la metà, alla fine degli anni 50 del secolo scorso, quindi 1955-1960, e sono studi che sono stati soprattutto effettuati sull'isola di Creta. E Creta, soprattutto negli anni 50, ma ancora oggi, ha delle caratteristiche. Pensate che ad esempio Creta ha all'incirca, diceva un articolo, 50-60 milioni di piante di olivo. Quindi l'olio di oliva è super abbondante. Poi però, ad esempio, loro non hanno vitelli, manzi. Loro hanno capre, le famose cri-cri. Hanno un po' di pecore. Hanno pesce. Hanno ortaggi. Negli anni 50 avevano pochi cereali, se non uno, molto molto integrale peraltro. Quindi capite che in realtà quel tipo di alimentazione è ben lontano da quella che in realtà facciamo noi, basata su pizza. Noi pensiamo, no, mangiamo carboidrati dalla colazione alla cena. E anche quando abbiamo bisogno di uno spuntino per tirarci su, sempre carboidrati sono. Quindi è chiaro che, attenzione, quando si parla di dieta mediterranea, se la dieta cretese mi posso anche accordare. Se si parla di dieta mediterranea dobbiamo chiederci in che senso. Quindi, andando un po' al dunque, quali sono gli alimenti ideali e quali invece non lo sono per una corretta detossinazione del fegato? Ricordiamoci, non stiamo parlando di un'alimentazione per dimagrire, Qui non stiamo parlando di dimagramento. Qui stiamo parlando di detossinazione del fegato. Va da sé però che se io metto in ordine questa meravigliosa fabbrica che è dentro di noi e che deve svolgere quelle migliaia di funzioni, abbiamo visto che in realtà ci sarà anche un cambiamento a livello metabolico. Quindi a volte succede che ci sono persone che attraverso una detossinazione del fegato, quindi utilizzando alimenti corretti ed evitando quelli che non sono adatti alla detossinazione, il loro metabolismo è migliorato. È migliorato così tanto che magari in termini di chilocalorie mangiano più di prima, ma perdono regolarmente e costantemente del peso. Ed è una cosa meravigliosa. Una piccola parentesi. Io tutti i suggerimenti che do li ho provati sulla mia pelle, perché non mi piace parlare agli altri, dire agli altri, dare dei suggerimenti quando non li ho provati su di me o sulla mia famiglia. Io ho una moglie e 4 figlie, che mi hanno detto è sempre meglio che non avere 4 mogli e una figlia, ma in ogni caso ho potuto sperimentare molto anche su di loro. Quindi quello che io vi voglio trasmettere è questo, cioè che gli suggerimenti che vi do, quindi anche le difficoltà che poi uno potrebbe trovare nell'applicare questo tipo di suggerimenti, io li ho vissuti sulla mia pelle,
anzi in questo caso sarebbe meglio dire sulla mia ciccia. Quindi, ritorniamo a palla. Allora, quali sono gli alimenti ideali e quali no? Io ho cercato di creare degli schemi, che sono questi. Allora, rimetto gli occhiali. Qui c'è un elenco. È ideale utilizzare verdure di stagione, possibilmente biologiche. Attenzione, di ogni alimento è importantissimo tener conto anche di come noi le cuciniamo. Parlando delle verdure, soprattutto è bene mangiarle crude. O al limite cotte al vapore, ma che rimangano molto croccanti. Quindi le stesse verdure, se io ne faccio un minestrone, oppure faccio addirittura un passato, o come va di moda adesso, faccio una vellutata, cambia in maniera significativa. Perché un conto è la masticazione, un conto è una cosa che io alla fine quasi bevo. Quindi il tipo di cottura è importantissimo. E io qui vi ho messo anche delle indicazioni, ok? Invece uno dice, ok, ma io mangio verdure, e quindi va bene. C'è gente che dice anche mangio solo verdure. Ok, la domanda è, ma se io ad esempio sto inserendo, come notate qui, le solanacee, quindi pomodori, peperoni, melanzane, patate, io in realtà sto affaticando il fegato mangiando verdure. Perché in realtà queste solanacee hanno un'azione pro-infiammatoria a livello del fegato, soprattutto quando mangiate fuori stagione, ma anche quando mangiate in eccesso. E qui notare, ci sono anche le bacche di goji nelle solanacee. Quindi c'è gente che ha fatto i soldi con queste bacche di goji. Ma vanno bene o vanno male? Dipende. Se tu le mangi tutti i giorni, non vanno bene, soprattutto se hai un fegato affaticato. Giusto per capirci, anche il tabacco, no, che uno dice, al tabacco danneggia i polmoni. Sì, in quanto fumo, in quanto catrame, in quanto sostanze coadiuvanti nella lavorazione del tabacco. Però in realtà il tabacco, in quanto solanacea, va ad affaticare anche il fegato. Quindi, ad esempio, i legumi, che sono comunque anche un apporto di proteine, ma se io voglio detossinare il fegato, siccome mi va in crisi con tutti gli amidacei, devo evitare anche i legumi, i fagioli, i piselli, le fave e via dicendo. Quindi anche la soia e i derivati di soia. E quanti, siccome non possono mangiare il formaggio, mangiano magari alimenti derivati dalla soia. Anche le arachidi, ad esempio, sono delle solanacee. Ok? Quindi la cosa che noi vogliamo comprendere è che noi abbiamo bisogno, in qualche modo, di prestare attenzione anche alle verdure che andiamo ad inserire nel nostro organismo. Va bene la frutta di stagione, ma non mista. Cioè, io posso decidere, non so, al mattino, adesso, non so, a stagione incominciano le fragole, posso mangiarmi anche una buona quantità di fragole, ma non dovrei mangiarmi le fragole e una mela. O mangio le mele o mangio le fragole. Però attenzione, è importante che questa frutta venga mangiata con questo tipo di alimentazione per detossinare il fegato, togliendo gli amidi, io andrei in calo di zuccheri. E quindi sarebbe bene a colazione, a metà mattina e a metà pomeriggio, entro le 17, per un discorso metabolico a livello glucidico, quindi degli zuccheri, mi devo fermare. Possono essere anche tre tipi di frutta diversa. Al mattino, non so, d'inverno magari mi mangio delle arance, a metà mattina mi mangio un po' di mandarini, a metà pomeriggio mi mangio delle mele. Va bene, non posso fare le bacedogne in quel momento. Però la cosa importante è, mi raccomando, cercare di utilizzare frutta di stagione. E però, come leggete qui, qui c'è scritto chiaramente niente fichi, niente cachi, niente uva, niente banane. Anche i kiwi vanno un po' limitati per mille motivi, tra cui il fatto che sono arrivati in Italia negli anni 70, ma arrivano dalla Nuova Zelanda, quindi noi in realtà non abbiamo ancora sviluppato tutti gli enzimi necessari per poterli digerire bene. Quindi, ad esempio, perdere l'abitudine che molti di noi hanno o avevano di mangiare la frutta terminato il pasto principale. Quindi magari finito il pranzo, uno si mangia un po' di frutta o la macedonia. Ecco, non va bene perché in realtà crea molta fermentazione e indirettamente mi va a riaffaticare nuovamente il fegato. Un'altra cosa importantissima da utilizzare è la frutta secca, quindi la frutta con guscio, le noci, le mandorle, le noci di macadamia, di cui vi ho messo qui un'immagine perché alcuni magari non le hanno mai acquistate,
o le noci pecan, che sono quelle nell'immagine sopra. Ecco, diciamo che sicuramente comunque la frutta secca e quindi anche i semi di zucca, i semi di girasole, i semi di lino possono essere utilizzati e sono sicuramente molto importanti. È importante consumare del pesce. Il pesce, guardate, se noi riuscissimo a mangiarlo anche tutti i giorni, non faremo sicuramente un danno al nostro organismo. Sono delle proteine eccellenti. Anche qui ci sono problemi perché a volte noi acquistiamo il pesce, più delle volte di allevamento. E quindi chiaramente, ad esempio, il pesce grande ha tutta una serie di tossine e il pesce piccolo ha altre tossine. Quindi l'ideale anche qui è non essere monotoni. Magari alternare pesce grasso a pesce magro o quelli piccoli a quelli grandi. Però una cosa è sicura che dobbiamo evitare, notate qui in rosso, niente molluschi, seppie, calamari, polpi e via dicendo, le cozze, le vongole, e neanche i crostacei, quindi le aragoste o i gamberi o i granchi e via dicendo. Questo perché? Perché sono ricchi di un grasso, l'acido arachidonico, che è un pro-infiammatorio. Quindi noi da un lato cerchiamo di togliere l'infiammazione del fegato e a volte si dice ma tu mangi il pesce? Ah sì sì, io vado matto. E poi cosa mangiano? L'insalata di mare, il fritto misto, si mangiano gli spiedini di gamberetti e capite che in effetti non è pesce, cioè viene pescato nel mare ma non è pesce, sono molluschi e sono crostacei. Poi possiamo sicuramente utilizzare delle carni bianche anche qui a rotazione, pollo, tacchino, coniglio. Possiamo utilizzare le uova, sì, ma come? Le uova sono piene di colesterolo? È vero, però ci sono anche studi recenti, hanno fatto dei test dove hanno provato a somministrare anche quantità significative di uova settimanalmente e in maniera anche esagerata e si è visto che non andavano ad incidere fondamentalmente nei livelli di colesterolo dell'individuo. Poi ci sono, questi sono suggerimenti di massima, se io ho una patologia o un problema, qui non stiamo parlando di gente con patologie. Stiamo dando dei suggerimenti di massima e poi confrontatevi comunque con chi vi segue, con il vostro medico o chi vi sta seguendo, in modo tale comunque da avere delle informazioni corrette. Però, ripeto, le uova che le hanno demonizzate per tantissimo tempo, in realtà si possono utilizzare, in particolare il rosso dell'uovo, soprattutto crudo, come facevamo una volta ai bambini, in realtà il rosso dell'uovo crudo contiene veramente delle sostanze molto importanti, lo vedremo poi anche più avanti. Comunque c'è una sostanza che si chiama PEA e ci sono altre sostanze, ad esempio contiene colesterolo sì, ma colesterolo buono. Quindi è un discorso sempre di equilibrio, ok? Invece il bianco va sempre cotto, perché il bianco è un proallergenico, quindi il rosso va bene crudo, il bianco va sempre cotto, se no ci potrebbe infiammare. Poi sicuramente l'olio di oliva, che è una ricchezza che abbiamo qui in Italia, magari assicurandoci che sia olio di oliva italiano, almeno sapere da dove arriva. Poi una cosa importantissima è l'utilizzo del burro chiarificato, quindi non il burro classico. Perché? Perché il burro classico può creare delle infiammazioni a causa proprio delle proteine, delle caseine e via dicendo. Il burro chiarificato, chiamato anche ghee o ghee, è un burro che in realtà viene privato di tutte queste proteine ed è ricchissimo in acido butirrico, che è un acido molto importante per la nostra flora batterica intestinale, per la nostra membrana intestinale. Anche questo abbassa i processi infiammatori. Qui ci sono un'immagine, qui sulla destra, del burro chiarificato in casa, vedete come diventa proprio liquido e trasparente, come se fosse quasi dell'olio, e poi rapprendendosi, non c'è bisogno di metterlo neanche in frigo, c'è proprio diventa di natura solida, e questo è un burro che addirittura fa bene. Alimenti, altri alimenti, scusate, ma altri alimenti che durante una detossinazione andrebbero evitati. Già vedete a destra le due immagini, quindi frumento, cereali e alcolici. E qui per noi italiani la domanda che mi fanno quasi sempre quando arrivo a questo punto, quando parlo della detossinazione del fegato, mi guardano, le persone mi dicono: e adesso che mangio? E che mangio? In effetti noi italiani quando ci vengono tolti il pane, la pasta, la pizza, il cornetto del bar, cioè queste abitudini, pane, burro e marmellata, ragazzi,
cosa mangiamo? Sembra che ci abbiano tolto tutto. Allora, intanto, piccola parentesi, poi ci ritorneremo. Questi suggerimenti sono momentanei, cioè servono per un periodo di tempo, dopo vedremo per quanto tempo, al fine di mettere il nostro organismo in un equilibrio. Quindi non è un'alimentazione, voi non dovete pensare, allora non posso più mangiare il frumento. No, è sempre un discorso di equilibrio. Viene tolto tutto per un periodo limitato di tempo, in modo tale da alleggerire il fegato e velocizzare il processo di detossinazione del fegato. Dopodiché, piano piano, verranno reinseriti, seguendo tutto un protocollo di rotazione, negli orari più giusti, con gli abbinamenti più giusti e via dicendo. Però intanto adesso pensiamo alla detossinazione. Quindi la cosa importante è capire che vanno tolti quindi tutte le farine e tutti quindi anche gli amidacei, quindi anche i legumi, che è vero che sono una buona fonte di proteine, abbastanza, ma soprattutto sono una buona fonte di amidi, quindi anche questi affaticano il fegato. Bisogna, ahimè, perché io amo il buon vino, evitare gli alcolici nel periodo della detossinazione del fegato, quindi anche la birra o magari il goccio di grappa e via dicendo. In questa fase, per ottimizzare, è bene sospenderlo completamente. Anche il caffè. Adesso, se uno si beve un caffè al giorno, non sarà quello il danno. Due. Però vedete, la tostatura, cioè il processo di tostatura del caffè, crea in realtà un processo di glicazione. Chi mi ha seguito nel webinar della settimana scorsa ha visto dove abbiamo toccato questo aspetto, cioè che la glicazione in realtà va a modificare, va a creare in realtà una reazione pro-infiammatoria. Quindi in realtà anche il caffè, una volta uno dice, ma io lo prendo amaro. Sì, però il caffè torrefatto, quindi quel tipo di lavorazione, in realtà è tostato e quindi ha subito una glicazione. È un po' come anche se io faccio delle zucchine, mangio delle zucchine, uno dice, ma io sto mangiando delle zucchine, sono verdure. Sì, però se io le faccio grigliate e le faccio stare troppo sulla griglia, quindi mi si anneriscono, quelle hanno subito un processo di glicazione. Quindi in realtà quelle verdure non mi faranno più bene, ma mi andranno a creare un problema di infiammazione. Quindi vedete, un alimento può far bene, ma dipende come viene cotto. Allora, andiamo avanti. Quando e per quanto tempo effettuare la detossinazione? Allora, quando? Quando abbiamo già detto prima, notiamo dei segnali di affaticamento epatico attraverso la stanchezza. Abbiamo detto la sonnolenza. Se io mangio e puntualmente mi addormento davanti al piatto o subito dopo c'è qualche cosa che non va. Oppure il prurito, le difficoltà digestive, la forfora. Oppure la sclera degli occhi, cioè la parte bianca che incomincia a diventare un po' gialla, ok? Oppure, quando? Nei cambi stagionali, soprattutto in primavera, anche in autunno, ma soprattutto in primavera, il nostro fegato, in maniera, diciamo, naturale, si prepara anche lui per fare le pulizie di primavera. È chiaro che se noi, nel cambio stagionale, in primavera, aiutiamo il nostro fegato non sovraccaricandolo, cioè quindi dandogli degli alimenti che non lo affaticano, lui riuscirà sicuramente a fare le sue pulizie, quindi a detossinarsi in maniera molto più veloce e molto molto più semplice. Oppure quando? Dopo periodi di alimentazione troppo creativa, come io amo dire, che è tipica delle festività, quando mangiamo di tutto e di più. È un pochettino questa quarantena, che poi è diventata un'ottantena e via dicendo, un po' di alimentazione troppo creativa, io l'ho vista perché l'ho vista sui social, ogni 3x2 c'erano foto di timballi, di crostate, di dolci, di esperimenti, cioè, e va tutto bene perché fa bene anche all'umore, ma forse un pochettino di meno al fegato. Quindi probabilmente questo è il momento di affrontare comunque anche una detossinazione, sicuramente. Poi, durante e dopo le cure farmacologiche. Come abbiamo detto, io può darsi che devo fare una cura farmacologica per un periodo di tempo. E perché non abbinare un'alimentazione che mi alleggerisce il fegato? Visto che già con i farmaci io vado a caricare il fegato. Quindi, durante una cura farmacologica o dopo una cura farmacologica. Questo è molto importante. La durata. Allora, è soggettiva, però il minimo
proprio per un discorso di rigenerazione dell'epatocita, quindi della cellula del fegato, e un ciclo lunare, 28 giorni consecutivi, quindi 4 settimane. In ogni caso il massimo sono 12 settimane, però vi assicuro che se una persona segue i suggerimenti che abbiamo dato e che sono qui riportati, già in 4 settimane, in 28 giorni, voi vedrete un cambiamento proprio da così a così, in termini di energia, di benessere generale. Vi dico che molte volte si spende più energia a cercare di trovare una, come si può dire, a spiegare questo tipo di alimentazione che non a farla. Molti proprio mi dicono, oh, credevo fosse molto più difficile. In realtà no, si riesce in maniera veramente, diciamo, abbastanza agevole. Bisogna provare per vedere se ci riusciamo. Ma a questo punto devo dedicare un attimino di tempo anche su quella che è l'integrazione. Io come fitoterapeuta studio le piante medicinali e vi posso assicurare che ci sono delle integrazioni che possono fare la differenza ai fini di una corretta detossinazione del fegato, perché questo è un aspetto molto importante. Una sicuramente è il desmodio. La pianta si chiama Desmodium ascendens. Anche qui io vi manderò le slide in modo tale che poi voi possiate curiosare e vedere le caratteristiche di questa pianta. Quello che però io vi vorrei ripetere, perché l'avevo già menzionato, mi sembra, sabato scorso. Vedete, il discorso è che bisogna verificare tante cose. Ad esempio, innanzitutto, che tipo di pianta noi andiamo ad utilizzare. Vi avevo accennato come molti utilizzano piante che culturalmente, i naturopati, ma anche alcuni medici che hanno una visione un po' più olistica e che quindi utilizzano anche l'aiuto di piante medicinali, hanno dato magari per molto tempo il cardomariano. Ora, il cardomariano, moltissimi miei colleghi, ad esempio, continuano a suggerirne l'uso. Per carità, liberi di farlo. Ma siccome studi recenti hanno dimostrato che è un pro-infiammatorio e in alcuni casi può stimolare la produzione di istamina a livello del fegato, io mi domando, ma se io devo detossinare un fegato e poi ti do un rimedio che in realtà te lo può affaticare o infiammare questo fegato, ma perché non usare un'altra pianta? L'altra cosa molto importante è la galenica. Perché? Vi faccio vedere una cosa. Adesso andiamo avanti un attimino con la slide. Vediamo un attimino. Vedete, qui dice che numerosi studi clinici in vitro e in vivo hanno evidenziato che il decotto della pianta o il criotriturato svolgono un'azione mirata per aumentare la velocità di rigenerazione degli epatociti, quindi delle cellule del fegato, ripristinando la funzionalità epatica. Quindi qui noi comprendiamo ancora una volta che in realtà la galenica, cioè il metodo di lavorazione della pianta, può fare la differenza. Io in particolare sono super convinto del criotriturato in totum, che non posso starvi a spiegare in questo momento, perché mi dilungherei troppo. Però è un tipo di lavorazione che permette di mantenere integri non solo la parte proprio contenente, la parte del, come si può dire, del principio attivo della pianta, ma anche di tutti i suoi enzimi e coenzimi che hanno poi una funzionalità nella biodisponibilità e nel bioassorbimento di quel determinato rimedio che io vado ad utilizzare. Quindi, ripeto, il desmodio è sicuramente una pianta eccezionale perché va ad inibire l'acido arachidonico, che è un pro-infiammatorio, ha un'azione antinfiammatoria anche su quelli che soffrono di allergie alle vie respiratorie ed ha un'azione antistaminica. Quindi capite come in realtà, detossinando il fegato, io vado a fare anche un lavoro sulle, ad esempio, allergie primaverili o comunque quelle legate alle fioriture. Questo è un aspetto molto importante. Faccio un piccolo salto indietro. Quante persone, ad esempio, soffrono di allergie alle graminacee e non riescono comunque a stare veramente meglio se non prendendo antistaminici o farmaci? Quanti? Tantissimi. Io ero un soggetto che soffriva di allergie alle graminacee. Ok?
E diamo colpa giustamente al fatto che hanno tagliato il grano, al fatto che è passata la miti trebbia, che comunque c'è la fioritura e via dicendo. Però quante volte vi è stato suggerito di evitare anche le graminacee per bocca? Eh sì, perché se io le graminacee le mangio, comunque, anche se in maniera diversa, cioè attraverso un'altra via, io in realtà vado a stimolare istamina a livello epatico. Quindi se io mangio delle graminacee, e poi lo vedremo più avanti perché l'ho messo nel dettaglio, quindi il grano è una graminacea, il riso è una graminacea e via dicendo. Quindi capite che quando io vado a fare una detossinazione del fegato togliendo i cereali, io in realtà avrò un miglioramento anche nelle problematiche di allergie alle vie respiratorie. Così, vi volevo dare anche questa ulteriore chicca. Quindi quando dovremmo assumere il desmodio? Eh beh, sicuramente quando stiamo prendendo dei farmaci, quindi antibiotici, antimicotici, gli ormoni. Quando ad esempio una donna è costretta per mille motivi o sceglie ad esempio di assumere la pillola e mica lo fa per un mese, per 6 mesi. Ci sono donne che arrivano da me in studio che mi raccontano che sono 20 anni che assumono la pillola, forse anche di più. Bene, allora in quel caso il desmodio andrà a proteggere comunque le infiammazioni epatiche scatenate dall'assunzione continua di questi farmaci. Oppure possono essere, come dicevamo prima, la steatosi epatica, quindi il fegato grasso. Oppure perché purtroppo mi sono dovuto sottomettere ad una chemioterapia antitumorale. Ci sono degli studi riguardo questo, quindi non, le cose che vi dico sono tutte dimostrabili con degli studi, eh? Quindi non, poi se avete bisogno di ulteriori dettagli ve li posso dare in maniera privata. Ma c'è un rimedio, che poi l'ho messo anche su queste slide, che è il Desmovit, che è proprio stato utilizzato nei protocolli come sostegno nelle chemioterapie. Notate, eh? Cioè, non voglio dare informazioni sbagliate. Non è un rimedio che sostituisce la chemioterapia. Attenzione, è un rimedio che permette di supportare le chemioterapie, evitando in maniera, o limitando in maniera significativa i danni epatici. Perché la chemio crea delle infiammazioni, crea delle acidosi, problemi di gastrite e via dicendo, quindi dei danni anche. Quindi viene utilizzato per un motivo, ma crea poi anche dei problemi. Ebbene, questo rimedio a base di desmodio e di litotame, che vi ho scritto dopo, è eccezionale anche proprio durante le chemioterapie. Quindi figuriamoci quando uno sta facendo non una chemioterapia antitumorale, ma per altre cose. Quindi l'impiego del desmodio sicuramente in questi casi permetterà di migliorare il nostro benessere. Quanto bisogna utilizzarne? 2 capsule subito prima dei 3 pasti, quindi per un totale di 6 capsule al giorno. Okay? Quindi non stiamo parlando di quantitativi enormi. Per quanto tempo? Per la durata della detossinazione, quindi 28 giorni, un mese. Fatta quella confezione, ci si ferma e si vede come la persona sta. Quindi, riassumendo, ricordiamoci che il desmodio è proprio la pianta regina della detossinazione del fegato, perché permette la rigenerazione della cellula epatica. Quindi non permette soltanto di emungere, cioè di scaricare le tossine attraverso la bile, ma rigenera proprio la cellula epatica, la cellula del fegato. Normalizza le transaminasi, normalizza le gamma GT. Ci sono veramente un sacco di studi. Quindi ricordiamoci che quando abbiamo le transaminasi, le GOT, le GPT che a volte troviamo sulle nostre cose, è un processo, un indicatore di un processo infiammatorio, ok? E non deve stare al bordo, dovrebbe stare a metà di quel valore del range, anche meno della metà. Quindi in realtà questo è un aspetto sicuramente molto molto importante. Qui nelle slide, appunto, ho messo anche il Desmovit, perché se ad esempio la persona ha anche delle acidosi, sicuramente il Desmodio, vedete qui gli ingredienti, Desmodio, che è la pianta di cui vi ho parlato prima, ma con in aggiunta il litotame. Litotame, che cos'è il litotame? In breve, anche perché, ripeto, questo non è un corso di fitoterapia, però qualche informazione ve la devo dare. Allora, litotame è un'alga, che però si è fossilizzata, quindi è più simile, come abbiamo visto nelle immagini di prima, ad un corallo. E ha delle caratteristiche meravigliose, perché innanzitutto ha un forte, forte potere alcalinizzante. Quindi il danno all'organismo noi lo portiamo con le sostanze che acidificano, ok? E
questa invece va a correggere questi eccessi di acidosi. E come vedete ha un sacco di minerali al suo interno, quindi è veramente un potentissimo rimineralizzante. Io ad esempio, suggerendo l'utilizzo di questo prodotto, saranno 20 anni che io lo conosco e che lo consiglio, è ottimo ad esempio per le unghie fragili o per i capelli. Sì, adesso non guardate a me, il mio è un altro problema. In realtà io li tengo corti semplicemente perché vanno così, va di moda. No, comunque, adesso scherzi a parte, il discorso dell'itotam è veramente, molte donne che ad esempio hanno visto magari parecchia perdita di capelli, demineralizzazioni, mi hanno proprio detto che nel giro già di proprio 10 giorni, 15, hanno visto la ricrescita. Hanno visto il fusto del capello decisamente più stabile. Quindi ci sono veramente, è veramente un prodotto da scoprire. Si può prendere singolarmente, c'è proprio l'itotame, oppure c'è all'interno, come vi dicevo, del desmodio, dove c'è desmodio, quindi fegato, metabolismo, infiammazioni, e dentro anche il litotame. Il desmovit, come potete notare, combatte l'infiammazione del fegato, ha un'azione patorigeneratrice, abbassa le transaminasi, le gamma GT e via dicendo. Cioè, ancora una volta, qui non voglio entrare troppo nel dettaglio. Però quello che vi voglio dire è che in questo caso ne bastano 4 capsule al giorno, 2 a colazione o a pranzo e le altre 2 a cena. E anche in questo caso, un mese, poco più, di questo rimedio, noi sicuramente, facendo in abbinamento anche un'alimentazione che, diciamo, si prenderà cura di togliere tutti quegli alimenti che in realtà potrebbero infiammare il fegato, in abbinamento con questo è sicuramente un bijou. Io vi avevo detto sul post dove eravate invitati a venire, diciamo così, ad ascoltarmi, e vi ringrazio nuovamente per aver riscattato un po' di tempo per seguirmi in questa spiegazione, vi avevo detto che alla fine riceverete via mail, per tutti coloro che hanno partecipato, proprio la detossinazione epatica, che è, diciamo, un disciplinare, un protocollo voluto dal dottor Saggese, che era un epatologo. Quindi, in realtà, queste cose che io vi sto raccontando, e quindi vi sto dando queste informazioni, alla fine del corso, fra non molto, cioè fra qualche ora, vi manderemo anche proprio una copia di questa detossinazione. Quindi avrete tutte le indicazioni scritte lì e le potete seguire per mettere a posto, detossinare il vostro fegato dopo questa chiusura obbligata in casa, quindi alimentazioni non molto corrette, la primavera e, perché no, magari riuscire a buttare giù anche un pochettino di chili, oltre che buttare via parecchie tossine. In questa alimentazione voi vedrete che il dottor Saggese a colazione dà il suggerimento di utilizzare 2 sostanze prese dagli alimenti. Uno è, ad esempio, che cosa? È proprio il lievito di birra. Quindi il dottor Saggese suggeriva di utilizzare 7, 8, 10, 15 grammi di lievito di birra. E qui a volte, quando parlo di questa cosa, in studio molti sgranano gli occhi, perché a molti già soltanto l'odore del lievito non piace. Ma anche qui è una questione personale, perché ci sono alcuni che lo mangiano proprio e gli piace. Altri, già solo l'odore, al mattino gli viene lo strangolone, cioè gli fa veramente, gli dà fastidio. Quindi chiaramente bisogna avere un piano B. E quindi ci sono, volendo, degli integratori che in realtà ci danno tutto l'insieme della vitamina B, pur non essendo lievito crudo. Se no io prendo il cubetto di lievito di birra, lo divido in 4 parti, il cubetto da 25 grammi, quindi prendo circa 7 grammi, 8 grammi, lo sciolgo in un po' di acqua fredda e lo butto giù. Questo perché è importante proprio per aiutare il fegato nella detossinazione. Il lievito contiene anche altre sostanze, adesso non mi dilungo, però è veramente molto importante. L'altra cosa che veniva suggerita dal dottor Saggese era l'utilizzo del rosso d'uovo crudo. Anche qui alcuni strabuzzano gli occhi, perché alcuni proprio gli fa schifo. Cioè l'idea al mattino di dover buttare giù lievito e rosso d'uovo, cioè dicono, guarda, meglio che facciamo qualche cosa di diverso. Allora, in realtà ad alcuni piace tantissimo il rosso d'uovo. Magari mettono una puntina di miele, lo sbattono, lo fanno diventare uno zabaione. Quindi c'è chi unisce addirittura lievito e rosso d'uovo, diventa proprio una cremina
anche molto gustosa, però se a uno non piace. Allora, vi ho fatto questo cappello introduttivo per farvi capire che la detossinazione del fegato, adesso a parte il desmodio, che veramente è un suggerimento che ho avuto modo di provare prima sulla mia pelle e che quindi poi ho trasmesso anche a coloro che si rivolgono a me, è veramente molto importante. Per quanto riguarda in realtà invece queste sostanze, noi possiamo semplicemente prendere del lievito di birra e prendere il rosso d'uovo e noi facciamo la detossinazione. Ma nel caso in cui una persona proprio non ce la fa a buttarlo giù, beh, qui io devo ringraziare chi gli è venuta la genialata di andare a creare un nutraceutico che in realtà, adesso ritorno a condividere le slide, così vi faccio vedere, arrivo subito, eccomi qua, dovrebbe essere così, spero che mi vediate. Allora, il prodotto si chiama Levovo. Notate, è un presidio contro la neuroinfiammazione, quindi non serve soltanto per la detossinazione del fegato, e contiene tutte le proprietà del rosso d'uovo e del lievito di birra. Notate, PEA, il nome palmito, mi perdo, è impronunciabile, autolisato di pesce, chiamato anche garum, l'invertasi, l'amiloglucosidasi, la vitamina B6, il B9, il B12, cromopicolinato. Allora, a che cosa servono queste sostanze? Allora, io lascio per un attimo le slide, in modo tale che chi vorrà poi rileggersele, come vi dicevo, andate sul video, mettete in pausa, ve le leggete. Però, intanto, parlando semplicemente del PEA, questa sostanza, questo composto, è stato studio della Rita Levi di Montalcini. È stato uno studio che ha fatto questa scienziata, questa ricercatrice. È importantissimo per le neuroinfiammazioni e per le connettiviti. Però in realtà si è proprio visto come va a regolare tutti i processi infiammatori, ad esempio anche proprio per le infiammazioni respiratorie. E ritorniamo a parlare di COVID. Da virus, in questo caso lo studio è stato fatto sull'herpes zoster, quello che è conosciuto anche come fuoco di Sant'Antonio. Però capite che in realtà è un potentissimo antinfiammatorio anche del sistema nervoso. Infatti, come notate qui, serve anche per il trattamento di patologie quali il Parkinson e l'Alzheimer, al fine di ridurre nuovamente l'infiammazione del sistema nervoso. Questa sostanza è all'interno anche del rosso dell'uovo, ma è anche all'interno del levovo, che peraltro ne basta una capsula al mattino. C'è dentro anche l'autolisato di pesce, che è ricchissimo di omega 3, omega 6, vitamine. Anche questo ha un'azione importantissima antinfiammatoria e abbassa lo stress. Quando noi facciamo un cambiamento alimentare, è anche importante tenere sotto controllo il nostro sistema nervoso, perché l'alimento è comunque collegato allo stato emotivo. Cioè mangiare è comunque strettamente connesso anche al quadro emotivo e quindi del nostro sistema nervoso. E quindi questo rimedio, grazie appunto all'autolisato di pesce, modula anche il nostro sistema nervoso. Poi ci sono questi due enzimi importantissimi che permettono di metabolizzare bene gli zuccheri. Quindi anche questo è un aspetto molto importante, perché se io mangio la frutta, perché abbiamo detto che nella detossinazione ci sono due volte al giorno verdure, e quindi anche zuccheri, e tre volte al giorno frutta, quindi cinque occasioni in cui noi mangeremo zuccheri, ma se io non ho gli enzimi adatti per digerire e metabolizzare gli zuccheri, in realtà la detossinazione non funzionerà bene. Perché è vero che lo zucchero, noi pensiamo di più al pancreas, però in realtà quando si parla a livello fisiologico, funzionale, si parla di asse epatopancreatico, quindi sia del fegato che del pancreas, quindi capite come sia importante. Le vitamine, la B6, la B9, quindi l'acido folico e via dicendo, ancora una volta hanno un'azione molto importante per permettere una corretta distruzione delle tossine all'interno della cellula e poi anche all'eliminazione di queste tossine. Quindi anche questa è una cosa importantissima. Il cromopicolinato, ancora una volta, entra in quello che è tutto il discorso del metabolismo degli zuccheri, quindi anche questo è veramente molto molto importante. Come vi dicevo, sicuramente l'evovo è importante quando noi affrontiamo una detossinazione o detossificazione, ma va bene anche, vedete, per ad esempio le fibromialgie o per
chi ha sbalzi a livello insulinico e via dicendo. Una capsula al mattino a colazione e noi abbiamo risolto. A quelli come me che piace invece il gusto del lievito mischiato con rosso d'uovo, va benissimo anche in quel modo lì. Quindi potete scegliere. Altro suggerimento che viene dato come integrazione, in questo caso parliamo di un seme, il seme di lino. Non so se vi ricordate, l'altra volta abbiamo parlato in un altro webinar proprio della low grade systemic inflammation, cioè quindi dell'infiammazione sistemica di basso grado, che le analisi classiche tradizionali non ci permettono di scoprire. Bisogna fare un esame di lipidomica. Però va da sé che statisticamente noi italiani abbiamo livelli di omega 3 significativamente bassi, questo generalmente. Io ho fatto centinaia e centinaia di studi in vivo, cioè quindi su casi reali, e ho visto che veramente una piccolissima percentuale, ma intorno al 4-5%, aveva gli omega 3 a norma, se no tutti gli altri erano insufficienti. E vorrei farvi notare questo, noi molte volte mangiamo il pesce per prendere l'omega 3. Sì, è vero. Voi pensate che per un salmone ha mediamente 2,5 grammi di omega 3, in quel caso EPA e DHA. Ogni 100 grammi di salmone noi dovremmo avere circa 2,5 grammi di omega 3. Attenzione, salmone pescato, selvaggio. Perché se io il salmone lo prendo di allevamento, essendo in acque non fredde, avrà sviluppato molti meno, in realtà, omega 3. Parliamo di un decimo. Quindi io ogni 100 grammi di salmone allevato, d'allevamento, avrò circa 0,25 grammi di omega 3. Vorrei farvi notare su questa slide. Noi avremo ogni 100 grammi di semi di lino dorati la bellezza di 24,8 grammi di omega 3, anche se in questo caso di acido alfa-linolenico, però comunque quasi 25 grammi di omega 3 contenuti al loro interno. Ok? Quindi che cosa voglio dire con questo? Voglio dire semplicemente che il seme di lino ha un'importanza enorme per abbassare i processi infiammatori. Quindi, quando noi dobbiamo prenderci cura del nostro... E questo è un alimento, tra parentesi, quindi noi lo possiamo mantenere come abitudine anche fuori da una detossinazione. Io sono anni che utilizzo i semi di lino, non perché abbia problemi intestinali, perché molte volte, grazie proprio alle mucillagini, possiamo anche andare avanti con le slide, vi faccio vedere altre funzionalità. Vedete, ricco di omega 3, qui poi vi spiega a che cosa serve, spiega appunto che è un antinfiammatorio, evita le aggregazioni piastreniche, quindi è anche un antitrombotico, è ricco di eicosanoidi, che sono dei super ormoni, ho messo questa immagine così ci rimane bene nella mente, che modula il sistema cardiovascolare, la coagulazione del sangue, la risposta immunitaria, l'infiammazione. Cioè, quindi immaginatevi, io prendo semplicemente 1-2 cucchiai al giorno di semi di lino dorati e immaginate quanti risultati ho. Allora, attenzione, anche qui, semi di lino vanno tutti bene? No, no, assolutamente no. Perché il seme di lino deve essere intanto della varietà, diciamo così, dorata. Quindi non sono quelli marroncini, non è il seme di lino il vulgaris, è quello dorato. Deve essere decorticato, cioè privato della prima cuticola. Le altre cuticole devono subire un trattamento per cui vengono spaccate meccanicamente. Quindi è come se, avete presente quando noi prepariamo le castagne, col coltello facciamo l'incisione sulla buccia. Ecco, diciamo che questi semini hanno come un'incisione nella buccia. Quindi noi lo vediamo intero, lo ingeriamo intero. Quindi attenzione, non lo dobbiamo triturare, non lo dobbiamo mettere in preammollo. Questi sono pronti all'uso. Li possiamo mettere magari nelle insalate. Io personalmente metto un cucchiaino in bocca e bevo un bel bicchiere d'acqua, 2 volte al giorno. C'è chi li prende solo a colazione, c'è chi li mette nello yogurt. Fate quello che volete, ma prendeteli, perché le funzionalità sono veramente tantissime. Perché hanno un potere antinfiammatorio significativo, come abbiamo detto, e quindi questi superormoni ci portano poi a stare meglio. Vedete, ci sono delle fibre
solubili e insolubili, quindi migliorerà anche il transito intestinale. Ah, piccola curiosità, anche se sembra un discorso un po' così, non molto bello da fare in video, però d'altronde dobbiamo parlare anche di questo. Molti, quando assumono il seme di lino, poi mi telefonano e mi dicono ma Guglielmi, fa guardi che li faccio tutti quando vado di corpo. Ebbene, non è così. In realtà voi vedrete la buccetta, perché la buccetta è indigeribile, è una fibra insolubile, come abbiamo letto qui. Quindi noi ritroveremo la custodia, diciamo così, di questo seme di lino, ma attraverso quella spaccatura avremo rilasciato gli omega 3, i lignani e le mucillagini, che in realtà hanno un'azione antinfiammatoria. E vedete che i lignani sono una sostanza molto importante anche per le donne, ad esempio per ridurre la sindrome della menopausa, e per noi maschietti per mantenere sana la nostra prostata. Come si suol dire, meglio prevenire che curare. Io ho 55 anni suonati e la prostata mia ad oggi sta benissimo. Quindi io intanto ringrazio anche i semi di lino. Okay? Poi, come abbiamo detto, è ricca di sali minerali, oligoelementi e via dicendo. Quindi vedete che veramente ci sono tantissime, come posso dire, sostanze all'interno. Ora, io vorrei avere il time, scusa, perché quanto tempo? Ok, io mi sono forse anche dilungato un pochettino troppo nel potervi esprimere queste informazioni. Ora, mi sta a cuore ancora una volta innanzitutto dirvi che finito il webinar voi potrete collegarvi, potrete farmi delle domande utilizzando la chat. Io adesso manderò per un istante anche nuovamente un mio contatto, così se volete potete anche poi contattarmi direttamente via mail, o ancora meglio utilizzate tranquillamente il numero di telefono che vedete, potete scrivermi lì su WhatsApp per avere delle domande, perché ricordo che queste informazioni che io ho trasmesso sono informazioni veramente generiche, cioè io non ho potuto fare un discorso tagliato su misura. Ma come dicevo all'inizio, proprio come non esiste una dieta che va bene per tutti, o che posso dire un libro che ci dia le guide che vadano bene per tutti, dobbiamo fare una cosa tagliata su misura. Quindi io comunque vi do la possibilità di farmi delle domande anche adesso, se volete, al termine di questo, e poi in più anche in via privata. Ok? Spero di essere stato sufficientemente chiaro, ho cercato di fare prima possibile, e mi auguro di potervi vedere anche al prossimo webinar, perché abbiamo proprio pensato di poter, vista la stagione, visto che abbiamo parlato della detossinazione, sabato prossimo avremmo voluto parlare della circolazione, che peraltro è figlio, come abbiamo visto, una circolazione corretta è figlio di una buona detossinazione. Quindi che cosa possiamo fare per migliorare la nostra circolazione? Questo è molto importante, ad esempio, per le fragilità capillari, parlando di donne, della cellulite, della pannicolite, anche del dimagramento stesso, oppure di quella che può essere una pelle atona e via dicendo. Quindi cercheremo di parlare anche lì, in maniera molto pratica, di suggerimenti per la circolazione vascolare, ma anche qualche cosa di linfatico parleremo. Ok? Quindi vi aspetto sabato prossimo. Vi ringrazio nuovamente.